Siamo di fronte all'ospedale di Lipa e da tanti anni al centro di tante polemiche che hanno dal punto di vista emotivo, sentimentale, privato i cittadini eoliani, tutti, di poter dire sono nato al Lipari, cosa che comunque per me ha una forte valenza. Io parte il mio sangue eoliano, per cui ho un forte richiamo dal punto di vista dell'attaccamento al territorio. Ma questo è solo un aspetto, perché quello che è invece fondamentale è che il cittadino eoliano, tutto, abbia diritto a una sanità che gli riconosca l'opportunità di non dover andare sulla terraferma per visite elementari, per analisi banali. Credo sia necessario che ci sia uno sforzo non solo della popolazione che giustamente richiede i propri diritti, ma della politica anche regionale sul riordino di un piano sanitario che non penalizzi le strutture periferiche. I punti nascita sono stati chiusi, tanti punti nascita sono stati chiusi in Sicilia, però una classe politica forte, come è capitato a Bronte, per esempio, ha battuto i pugni sul tavolo ed è riuscita a fare riattivare il punto nascita. Questo la classe politica siciliana e messinese in particolare bisogna dichiarare, cioè prendere atto che non è riuscita a farlo. Ecco, rimbocchiamoci le maniche, tentiamo di sostenere ancora iniziative di questo genere perché è giusto che sia così. Anche perché l'ospedale di Lipari, al centro delle isole Eolie, svolge un'attività fortemente importante per tutte le collettività. L'ospedale di Lipari merita certamente una rinascita. Questa rinascita deve avvenire attraverso due possibilità. Da un lato certamente il riordino del piano regionale che deve riconoscere a questo territorio il diritto alla salute e quindi investire in risorse umane, in mezzi, tanto quanto è necessario proprio per garantire questi livelli. La seconda è un auspicio che vede coinvolto il pubblico e il privato nel tentativo di creare su questo territorio elementi di sanità di eccellenza quasi per invertire il flusso. Tanto da creare, se, ripeto, c'è da parte di alcuni privati che operano nel settore della sanità l'impegno sul territorio a creare strutture d'eccellenza, fare sì che la gente venga a Lipari a ricorrere, fare ricorso a certe terapie, certi interventi, certe tecniche di medicina avanzate che possono essere offerte sull'isola. Quindi una sinergia fra pubblico e privato per garantire livelli assistenziali importanti che chiaramente spettano per diritto a chi risiede in questi territori e possono essere volano di economia per tutto ciò che può venire di indotto dall'offerta di una sanità di eccellenza.